sentiti e... che in una piazza qui vicino sono scesi tanti onorevoli, tanti, ne ho sentiti enunciare tanti dalla macchina che propagandava i loro nomi, ma tutti questi e i loro accoliti accesi non sono serviti a sollevare da una situazione disonorevole a Cireale. A Cireale è stata precipitata in una situazione disonorevole e ora si vengono a presentare per spartirsi i resti di quello che rimane. Allora noi su questo io credo che dobbiamo con forza, con tutta l'energia, noi non abbiamo bisogno di deputati, sono venuti i nostri amici deputati, ben persone di altissimo profilo politico, non dimentichiamo i loro interventi che hanno entusiasmato questa piazza. Noi però crediamo che sia giusto che chiuda la campagna elettorale, che chiudano la campagna elettorale i nostri vertici che abbiamo indicato istituzionali, Enza Maria Magnasco a cui cedo la parola e poi Salvo La Rosa che certamente andrà a fare il sindaco di Acireale. Cari amici, cari cittadini di Acireale, questo è il comizio di chiusura di questa campagna elettorale lunga, faticosa, ricca di incontri, di momenti in cui abbiamo avuto modo di toccare un polso, il polso della nostra città. Abbiamo incontrato i quartieri, le frazioni, abbiamo incontrato le categorie sociali, professionali e abbiamo sentito da tutti la desolazione, il senso di abbandono, la delusione per un comune già ricco, già pieno di risorse, degradato quasi alle condizioni di un paese in degrado. Questo degrado ci è stato espresso in tutti i modi, attraverso l'inefficienza di tutti i servizi, di tutti i settori della vita amministrativa. E poi abbiamo sentito anche i commenti, la sfiducia che serpeggiava, alcune battute, persone incontrate nei mercati, nella pescheria, nelle strade che dicevano: noi dalla politica abbiamo avuto solo dolori, noi abbiamo soltanto perso. Tanto, quando sarete eletti, diventerete tutti uguali. Questo senso di nichilismo ci ha profondamente ferito. Oppure altre battute che volevano quasi giustificarci: sì, voi siete diversi, ma una volta che andrete lì al palazzo vi faranno a pezzettini, non riuscirete a fare niente, non vi faranno amministrare bene la città. E di fronte a questa analisi, a questo senso di scoraggiamento, noi ci siamo interrogati da dove nasceva, perché questo scoraggiamento. Ci si aspetterebbe, quando le cose vanno male, che qualcuno abbia una speranza, che qualcuno abbia il desiderio di individuare chi possa cavalcare la ripresa, chi abbia le idee chiare, chi possa dimostrare di avere gli strumenti. Ma sapete perché tutto questo scoraggiamento? Perché la gente ha sperato tanto, ha sperato sempre, è sempre stata delusa. E queste ripetute delusioni hanno corso il rischio di corrodere anche il nocciolo della speranza. Il nocciolo della speranza che però c'è, e lo sappiamo, e l'abbiamo trovato nel cuore di tutti. Una speranza alla quale abbiamo cercato di dare delle risposte concrete. Innanzitutto con l'unione del centro-sinistra, forte, saldo, coalizzato attorno ai pilastri, di cui vedete i simboli impressi qui, su questo palco. Un centrosinistra
che ha dimenticato le divisioni e ha maturato la capacità di unirsi intorno a un progetto comune e intorno a un nome, che è quello di Salvatore La Rosa. Un progetto alto, un progetto lungimirante, ma concreto. Un progetto che ci è stato detto forse mira troppo in alto. Ma questo è forse un limite? Essere lungimiranti, capire dove va il mondo, capire che Acireale non è una repubblica avulsa da un contesto, capire che Acireale deve entrare in un contesto globale, con la sua salute economica, con la sua progettualità culturale, con la sua capacità di dare le risposte concrete ai cittadini e anche a darle all'ambiente esterno, al di fuori. Questo progetto è alto, ma è anche concreto, perché in esso sono indicate le strategie e le metodologie per raggiungere questi obiettivi. L'Agenzia dello Sviluppo, di cui Salvo La Rosa ha tanto parlato, la concertazione sociale, la coesione tra le varie categorie, la creazione nuove ed esperienti con una grande capacità professionale qui a disposizione della città, ma vorrebbero una Acireale migliore, una Acireale nella quale sia possibile vivere bene, nella quale lo sviluppo economico si coniuga fortemente con la solidarietà e con l'integrazione sociale, con la valorizzazione di tutti i membri di questa collettività. Questo Acireale e questo progetto sono concreti e lo saranno ancora di più dopo il voto del 25. Comunque vadano le cose, perché noi non intendiamo mollare assolutamente il nostro futuro a nessuno. Noi sappiamo che questo progetto è l'unico progetto possibile, proprio perché è alto, proprio perché è ambizioso e perché è concreto. Sappiamo che possiamo avere gli strumenti, sappiamo che possiamo parlarne insieme e trovare i modi migliori per realizzarlo, ma sicuramente noi sappiamo che abbiamo anche un sindaco che è capace di pensare, che è capace di volere fino in fondo e profondamente questo progetto per Acireale, perché lui è un acese e rappresenta la giovane categoria di uomini che lavorano, che si impegnano e che hanno ambizioni non personali, ma hanno le ambizioni per tutti, l'ambizione che Acireale possa fare veramente di nuovo cultura, che Acireale possa ascoltare e mediare dentro di sé tutto quello che proviene dal mondo esterno. È proprio lui, Salvatore La Rosa, che adesso parlerà a voi e vi dirà perché ad Acireale un solo voto è possibile. Salvatore La Rosa, sindaco. Buonasera a tutti. Anche nelle serate più esaltanti come questa, anche nelle serate dove si dovrebbe sentire l'adrenalina scorrere nelle vene, è importante condurre un filo di ragionamento. Tutta la nostra campagna elettorale è stata impostata su questo. Un ragionamento continuo, un dialogo con tutta la città, con le forze sociali, con le parti territoriali, anche le più sperdute della nostra città, le più emarginate, le più degradate. Com'è possibile che questa città sia ridotta in questo modo? Questo filo di ragionamento dobbiamo tenere presente perché la città possa crescere. Questa campagna elettorale è stata un'occasione straordinaria per la città di Acireale e noi, io credo, abbiamo contribuito a questo, a farla diventare non soltanto una competizione tra uomini, una competizione tra liste, una competizione tra programmi astratti, ma l'abbiamo riportata nel vivo
nel vivo delle questioni della nostra città, perché di tale gravità la situazione della nostra città che è veramente tutti quanti noi abbiamo bisogno di riflettere su quello che è successo negli ultimi anni. Io credo che lo spartiacque possa essere datato 10 anni fa, alle elezioni amministrative del 1994. Quando in questa città, in una competizione elettorale, si affrontavano due candidati maggiori a sindaco, l'avvocato Filetti e il professor Ignazio Marino. A Cireale in quell'occasione scelse, un po' per paura della novità, un po' per pigrizia mentale, la prima soluzione. Persona per bene, stimabile dal punto di vista umano e professionale, a Cireale però scelse in Filetti la conservazione contro la novità. Scelse lo status quo contro l'innovazione. Scelse il già visto, il già sentito, contro la modernità, l'avanzamento, il progresso. Quello è lo spartiacque della crisi di questa città. E tutti quanti lo dobbiamo tenere in mente, perché l'errore non si ripeta più, e lo dobbiamo spiegare che quell'errore fatale 10 anni fa adesso sarebbe letale. Cinque anni di amministrazione Filetti, né buona né cattiva, un'amministrazione fatta di nulla, di ordinaria amministrazione, mentre nel resto dell'Italia fervevano, andavano avanti le amministrazioni di città importanti, esperienze amministrative di Roma, di Venezia, di Torino e nella nostra isola le importantissime amministrazioni di Enzo Bianco, di Leo Luca Orlando a Palermo, della Samperia a Caltagirone, della Ligresti a Paternò e così via, di Marinella Fiume a Fiume Freddo, attorno a noi, di Pippo Leonardi a Zafferana, attorno a noi ferveva un'attività amministrativa importante, strumenti nuovi, grazie alle leggi poi subentrate del governo Prodi, grazie alle leggi Bassanini che consentivano alle nuove amministrazioni, alla nuova stagione amministrativa dei 100 campanili italiani di andare avanti, grazie anche agli nuovi istituti di programmazione negoziata. A Cireale rimase tagliata fuori da tutto questo. Un errore fatale. Passata l'amministrazione Filetti, a Cireale si rende conto e con fiducia sceglie la strada coraggiosa dell'innovazione. Eleggendo al sindaco Agostino Pennisi, che io saluto qui con affetto, per essere stato il rappresentante della novità e della speranza in questa città. E qua un'autocritica anche da parte delle forze del centro-sinistra per non essere state pronte, non tanto come uomini ma anche come coalizione, come forze politiche, ad assumere un ruolo. E tra le cose importanti che sono state fatte in quell'esperienza mi riferisco a per esempio agli istituti di negozio per la città e anche per il centro-sinistra, una dolorosa pagina che pure dobbiamo sapere rivivere, rivedere con lo spirito critico. Noi l'abbiamo saputa fare questa rivisitazione, è per noi un elemento prezioso. Un elemento prezioso, no, ti volevo dire, perché ci consentirà di non ripetere, ci ha consentito già di non ripetere gli stessi errori. E quindi rispondiamo a chi ci dice o ci accusa di non tenere in debito conto. Non te manco una di quelle foto che hai fatto tu. Non solo ne teniamo in di quelle foto che hai fatto tu, non sono la manco una. Come dentro uno sono troppo prezioso, bravo. Perché è per noi motivo di riflessione scure e motivo di crescita.
per le forze del centro-sinistra. Ma c'è la foto? Culturale, politica. Se oggi siamo in questa situazione di grande speranza, di grande coesione, e se siamo restati nella condizione di aver individuato un progetto serio e credibile per questa città, è grazie anche a quell'esperienza. La fine traumatica di quell'esperienza però fa precipitare la Cireale in uno stato dolorosissimo. La Cireale ricade in preda a un ceto politico miserabile, dedito alle piccole faccende quotidiane, nell'assenza di qualsiasi progettualità. La Cireale diventa terreno di scontro politico tra fazioni. La Cireale diventa luogo di saccheggio dei potentati politici, accesi e non accesi. La Cireale diventa un luogo di macerie. Noi questo non lo possiamo consentire. Non possiamo consentire oltre misura che questo avvenga ancora, che questo accada ancora. Non vedete, noi stasera abbiamo fatto una scelta precisa. In questa campagna elettorale sono venuti qui a Cireale personaggi politici importanti, quattro ministri del vecchio governo Prodi, l'ultimo ieri sera Anna Finocchiaro, prima ancora Rosy Bindi, Livia Turco e Franco Bassanini, quattro persone eminenti che hanno rappresentato l'Italia migliore nel momento migliore, io credo, della storia repubblicana dell'Italia dopo il secondo dopoguerra. E però stasera abbiamo preso una decisione. Stasera sul palco c'è solo Cireale. C'è soltanto Cireale che vuole riprendere in mano il destino della propria città. La nostra serenità. Guardate cosa c'è, guardate cosa c'è, è nervosismo. Quindi una scelta precisa. Sono nervosi, hanno fatto scendere due ministri. Due ministri di questo governo che non è tanta cosa, onestamente. Non è questa gran cosa poi. E quindi a Cireale vuole riprendere in mano il proprio destino. A Cireale e agli acesi. A Cireale per una crescita civile, sociale, per una crescita culturale, per guardare finalmente all'Europa, per non rimanere la principessa del sottosviluppo, ma una città integrata pienamente nell'Europa. Ecco perché facciamo riferimento alle biocittà, ecco perché vogliamo l'agenzia per lo sviluppo, ecco perché parliamo di consigli di frazione e di circoscrizione, ecco perché parliamo di, assieme al bilancio finanziario, al bilancio di natura sociale e al bilancio di natura ambientale. Temi forti, temi importanti, perché a Cireale ha da sprovincializzarsi, a Cireale deve guardare avanti al futuro con speranza e con fiducia. E lo può fare perché la Cireale ha gli elementi, le risorse, le persone, ha i progetti per poterlo fare. La rassegnazione, guardate che la rassegnazione a volte è un atteggiamento ambiguo. Io leggo, perché guardate, ormai non abbiamo più, come dire, 18 anni, e allora un po' di malizia forse non guasterebbe nel valutare la rassegnazione altrui. Perché nella rassegnazione a volte io leggo invece il cinismo di chi attraverso la rassegnazione vorrebbe fare il topo nel formaggio, a sgraffignare quanto più privilegi possibile, tanto se il resto crolla ognuno ha il suo piccolo tornaconto. Nella rassegnazione a volte io leggo l'egoismo di chi vorrebbe verde il proprio metro quadro
di Prato Inglese, e se il resto della città puzza come una carogna non ha nessuna importanza. E nella rassegnazione io leggo anche l'opportunismo nella rassegnazione, falsa rassegnazione. Leggo l'opportunismo di chi aspetta di capire chi vincerà per poi andare in soccorso al vincitore, come diceva Ennio Flaiano. Anche di questo è fatta la nostra città, e quindi sono queste rassegnazioni che noi non accettiamo e che noi combattiamo. Noi siamo per un futuro di fiducia e di speranza, e lo vogliamo dire a voce alta. E ho detto, e concludo, la squadra vicino a me, Enza Maria Magnasco, Gigi Bonaventura, Luca Guerrera, Filippo Gravagno, Citto Leotta, Salvo Sciuto e Adele Danna, Mario Pavone e Adele Danna, che stasera non è qui con noi perché ha impegni di lavoro. Questa squadra...